Proseguiamo la nostra storia principale, signori. Altro ricordo. Ma che cazzo ti agganci con la lama, zio? Comunque, interagiamo con la porta. Buongiorno, Merada. Entrate, prego. Ah, scusate il disordine. Non ho avuto il tempo di sistemare da che sono tornata. Venite da Rodi, giusto? Sì, come lo sapete? Eravamo sulla stessa nave. Sono Ezio Auditore. Sofia Sartor, ci conosciamo? Adesso sì. Posso dare un'occhiata? Prego. I libri migliori li trovate sul retro. Adesso c'è l'inizio di una lunga storiella tra i due. Magari senza morire. Non c'è sincronizzazione totale, quindi. Bene così. Un altro italiano in questo distretto. Stanno quasi tutti nel quartiere veneziano e a Galata. Altrettanto. Pensavo che la guerra fra gli ottomani e Venezia avesse costretto alla fuga quasi tutti. Abitavo qui con i miei genitori quando ero fanciulla. Minchia, subito l'ho individuato il bersaglio. Ma ho sempre saputo che sarei trovato tornato. Qualcosa di vostro interesse? Ma cosa? Ma si mischiano le voci. Incredibile. Che tette che c'ho. Cioè, detta proprio tra di noi, tranquilla, pacifica. Chi siete, messere? Ezio Auditore. L'uomo più interessante della vostra vita. Che presuntuoso. A presto, Sofia. Tornerò tra un momento. Ok, grazie della rendita o della missione degli assassini, quello che era. Noi veniamo catapultati in un'altra dimensione. Che schifo! Hai idea da quanto stiamo esplorando questa fetida cisterna? Sono qui da qualche settimana. 13 mesi! Da quando il Gran Maestro ha trovato quella maledetta chiave. Ma non ha la più pallida idea di quello che fa. Sa soltanto che sono da qualche parte, in città. È una grande città, questa. Lo so! È quello che ho detto. Tornate ai vostri posti, idioti. Non c'è sincronizzazione totale qui? Ah! Non farti individuare, cazzo. La cisterna di Yerebatan. Allora, esploriamo sta cisterna. Ok, bene. Allora, si può camminare qua, il che non è male. Bravo, Eziolino. Per fortuna non c'è il limite di tempo qua. Anzi, meglio. Mi avrebbe messo ossessione. Meglio così, allora. A posto, saliamo qua. Basta che non mi mandi faccia a faccia con uno di loro subito e sono contento. Troveremo le chiavi. Occhi aperti, eh? E guardate le porte, non i vostri piedi. Uccide il capitano templare e cadetto e recupera la chiave della prossima porta, ok. Allora, intanto io direi di fare una cosa molto easy. Mm.
dopo questa. Poi. Lì c'è qualcun altro che muore. Pacifico proprio. Lo picchia. Ah no, sta lavorando. Non sono in una buona posizione, eh. Ok. Certo, qualche dardo non mi farebbe male, eh. Una soluzione potrebbe essere prenderlo dall'altra parte. Non lo so. Ok. Il tumore fa però. Sia un mercenario straniero. Quale motivo? E famiglia. Ehi voi! Che culo. Vieni, 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 vieni. Preso. Chiave ottenuta, così, perfetto. Allora, lì ci sono quei due e sono delle dita in culo, perché se spara uno mi becca l'altro. Quindi, fatemi pensare. Bomba schegge. Per forza. Lì. Li ha fatti fare tutti e due, perfetto. Però aspetta un secondo, eh. Hanno sentito il rumore, quindi adesso si avvicinano. Boom! Fuori tutti quanti. Bene così. Qualcuno c'ha mica un dardo, qualcosa? Ad armi? Sono rimasto quasi senza. Niente, nessuno ai dardi. Bellissimo. Comunque, apriamo felicemente la porta, indisturbati e tranquilli. Sono stufo di questo posto. C'è ancora gente. 8 ore in questa. Fatemi fabbricare una bomba, va. Vediamo se ho capito come si fa. Ok. Perfetto. Abbiamo gli oggetti. A posto. Torniamo alla nostra spadina. Ed eccoci qui. Petros, assicurati che abbiamo abbastanza fiaccole per lo scavo. Sono stufo di brancolare nel buio. Ah, va recuperata un'altra chiave. A questo punto mi viene da pensare che le porte siano tre. Per forza. Ok. Intanto è qualcosa. Non è molto, ma è un lavoro onesto. Anche tu potresti, volendo. Esatto. Aspetta che vanno a controllare, io mi ritiro. Fuori un altro.
raga, sono senza dardi quasi. Li ho finiti. Che brutto. Chi faccio fuori adesso? Fatemi ragionare un secondo. Faccio così. Ok. Breve e circonciso. E lassù non mi ci arriva, quindi devo trovare un'alternativa. Sei un coglione. Definitivo proprio. Ok, qua nessuno mi sta vedendo. C'è lui. Perché teneva lì, zio? Via. C'è qualcuno qua dietro? Vabbè, ma lui è lì. Zappo. Avigna. Non rappresenta un pericolo, vero? Se lo uccido così? No, che non lo rappresenta. Ok. Balestrina. Via, 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 via. Dov'è che mi sta trovando quello? Aiuto. Oh, non ho perso vita, bellissimo. E andiamo avanti. È stata stronza questa, eh? Stronzissima. Continuo ad esplorare. Da quello stronzo laggiù. Io con 8 dardi. Pepe. Sono il boss io con 8 dardi proprio. Riesco magari a sparare a sto turno? Chiedo. Volevo sparare con la pistola. Ok, va bene. Sono rimasto da Assassin's Creed Brotherhood, dove o indossi una o indossi l'altra. Qua è diverso. Puoi avere tutte e due in mano, il che non è neanche male come cosa. Però non sono stato avvertito. Anyway, andiamo avanti. Com'è cavernoso. Ah, ultima porta. Qui sotto con noi. Occhi aperti e mani pronte. Nessuno si è accorto di nulla. Bene così. Qua è peggio, il capitano va individuato.
Ok, lui laggiù. Ok, ho capito come fare. Così. Che poi voglio capire come riesca a prendere la chiave senza avvicinarsi o borseggiarlo. Abbastanza divertente la cosa. Qua non posso proseguire dritto, quindi devo per forza proseguire così. Che affare che è? Va bene, scendo. Angolo dove? Questo è un attacco. Vedete qualcosa? Via. Via. Tutti fuori. Via. Avvicinatevi, forza, 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 che ci penso io. Avvicinatevi. Chi lo vuole sto oso? Fanculo. C'è il mobile nel mezzo, no? Sta arrivando quello stronzo laggiù. Lo vedo, eh. Preso. Oh, che bello. Abbiamo tutti attirati in un punto. E abbiamo fatti fuori uno per uno. Meglio di così. Certo che appena torno a Istanbul devo fare tipo un... Ho visto qualcosa! Un pienone di munizioni, perché ce n'è un altro. Preso. Ah, quattro proiettili, dai, 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 dai. Non c'ha nulla. Stronzo proprio. Fuori. È rimasto solo lui. Oh, porta. Che adesso si può aprire. Tre chiavi ottenute, ragazzi. Siamo in fondo per forza adesso. Cioè, cazzi. Durata una vita sta missione. Usa l'occhio dell'aquila per scoprire i segreti nascosti. Uno potrebbe essere quello là. Ok, bastava guardare davanti, bravo Adri. Cioè, solo te la vedi la porta. E recuperiamo la prima chiave di Masyaf. Ecco per cos'era. Dove ce l'hanno celata questa cosa. Zio, dove si esce? Esce da solo. Perfetto. 100% di sincro. A postissimo. Ezio, eccovi finalmente. Chi avete trovato? Sporcizia fango. Mio Dio, che meraviglia. E questa è la mia bottega. Osservate il margine.
Che strani simboli. E questi sono titoli di libri. Libri rari. Alcuni di questi non si vedono da più di 1000 anni. Niccolò Polo nascose questi libri per la città. Questa mappa dovrebbe dirci dove. Iniziate a intrigarmi, vagamente. A quanto vedo, devo prima trovare questi 3 libri. Potrebbero contenere indizi per localizzare gli altri. Molto curioso. Un'altra è stata trovata sotto il palazzo Top Capi, ma c'è ancora tempo per raggiungere le altre. Trovata da chi? Uomini che non leggono. Sofia, potete decifrare la mappa e aiutarmi a trovare quei libri? Me li presterete quando avrete finito? Troveremo un accomodamento. Non è mica finita qui, eh. Bisogna tornare in città. Yusuf, salute. Piri mi ha detto che potevo trovarti qui. Hai trovato quello che stavi cercando? Sì, credo di sì. Questa è una delle 5 chiavi di Altair. Uno strano manufatto. Ah, non ho mai visto niente di simile. Dovresti tenerla al sicuro. Nella nostra base, sì. Lo farò. Che cosa ti porta qui? Oggi mi sto coordinando con i nostri alleati. I ladri del bazar, i mercenari vicino all'arsenale e le atingane nel distretto di Costantino. Giornata impegnativa, Yusuf. Lascia che ci parli io con le atingane. Ho avuto qualche contatto con loro in passato. Questo mi leverebbe un peso. Se vai di fretta, puoi spostarti attraverso le nostre gallerie. L'aria là sotto è un tantino stantia, ma i ratti non sono più grossi di cani. Divertiti. Grazie. E ragazzi, bene così. Alla prossima continueremo con le avventure di Ezio.